Grande disagio quello vissuto dalle 10 dipendenti dell'Istituto Testa Secca che vedono i mesi trascorrere senza ricepire il loro stipendio, che così matura nel tempo. Tra loro c'è chi deve percepire 23, chi 28, chi 29 mensilità arretrate. L'ultimo stipendio è stato versato solo due mesi fa. Una situazione insostenibile per loro e le loro famiglie, nonostante le stesse, garantiscano i servizi che l'Istituto eroga. Stanche di questa situazione, lanciano un accorato appello alle istituzioni e chiedono di incontrare il presidente della regione Rosario Crocetta. Io ne avanzo 29. Oggi. È una situazione insostenibile, io l'ho già detto al Presidente, io non intendo andare avanti più, infatti sto cercando di andare in pensione con la penalità del 30% che non mi sembra neanche giusto, una vita di lavorare e poi prendere metà pensione, però così non si può andare avanti, io sono sola, sono vedova. ...e L'unica entrata sono di qua dentro. Io sono arrivata alla fame, non ho più una lira di fare la spesa. Ho due figli in casa, non so se mi spiego. Casa in affitto, io non ho casa di proprietà, perciò che devo tre mesi di casa devo pagare, io non lo so. Non siamo arrivati, io sto malissimo perché non è una situazione. E tutte le mattine onoralmente veniamo e, facciamo e... e lavoriamo perché abbiamo gli anziani, onestamente, senza cosa, facciamo insieme lo stesso il nostro lavoro. Io devo ringraziare i lavoratori che sollevano un problema che è grandissimo delle IPAB siciliane e quindi anche di questa IPAB. Problema che l'associazione delle IPAB LARES, eh, che le raggruppa tutte 151, ha già sollevato presso la Regione. La Regione ha praticamente abbandonato da alcuni anni eh, queste strutture. Ha ridotto la contribuzione per gli stipendi, la cosiddetta legge 71 da una copertura che era dell'80% adesso fino al 20%, cioè che riesce a coprire uno stipendio all'anno su 13. Questa è la contribuzione regionale, punto. Il resto è la convenzione col comune che viene pagata regolarmente, e devo dire anche abbastanza puntualmente, ma per un servizio che noi prestiamo al comune per 40 anziani che è insufficiente. Ovviamente per coprire tutte le spese e di personale e di gestione. Se voi pensate che soltanto di Enel in questo istituto si paga circa 30.000 euro all'anno, la convenzione col comune è di, mh, copre un servizio per 15.000 euro mensili. I dipendenti sono 10. Un dipendente medio tra contributi e eh, stipendi costa circa. 2002, 2003, 2004. Lascio a voi fare le moltiplicazioni. Cioè le entrate sono oggettivamente insufficienti rispetto alle necessità gestionali di una realtà così grande come questo istituto. Che non ha soltanto le spese di personale, attenzione, perché la prima cosa è quella di pagare le utenze, perché senza le utenze non c'è assolutamente futuro. I lavoratori con le rispettive famiglie hanno fame, come tutti del resto, perché lo stiamo vivendo sulle proprie spalle. La soluzione che noi oggi proporremmo è quella di far prendere responsabilità al governo regionale. Il governo regionale dovrebbe attivarsi immediatamente nel commissariare questo ente, come ha già fatto con quelli di San Cataldo o con gli IPAB a livello regionale. Non capisco questa differenza per l'IPAB di Calzanissetta a differenza di altri.